Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle web frequenze di Radio Amblè. Abbiamo oggi con il programma diretto da Luca Andreozzi. Eccoci qua, la radio più cool di Firenze. L'esordio come conduttore di questo programma si chiama Take It Easy, con la collaborazione musicale della nostra resident La Ponto. Ciao a tutti. Ci hanno portato oggi come ospite speciale la figlia di uno dei più grandi musicisti, autore di colonne sonore del XX secolo, ovvero Piero Umiliani. Un saluto a Elisabetta. Buonasera a tutti. Bene, vi lascio allora all'ascolto di Take It Easy e ci risentiamo tra un paio di ore. Eccoci qua ancora, io sono molto emozionato perché appunto oggi inizia Take It Easy, una puntata molto speciale intitolata Un fiorentino a Cinecittà, Piero Umiliani. Io ringrazio Elisabetta, la prima delle figlie, grazie, quindi è qua con noi, abbiamo la fortuna Radio Amblè direttamente da Roma, la figlia Elisabetta, quindi ciao ancora. Buonasera, mi fa piacere essere qui. Io appunto inizierei parlando proprio del fatto che il maestro Piero Umiliani era fiorentino. Sì, esatto. Quindi vorrei iniziare raccontando un po' l'infanzia. Papà figlio unico, nato a Firenze nel 1926, precisamente il 17 luglio. È cresciuto a Firenze, ha fatto il liceo classico, al liceo Galilei. Devo dire, ho sempre sentito in casa che preoccupava un po' i suoi genitori perché non volevano che diventasse un morto di fame. E lui, c'era questo pianoforte in casa, c'era questa zia che sapeva suonare il pianoforte e lui sin da quando aveva 4 anni era attratto dal piano così tanto che il nonno, mio nonno, cioè suo padre, glielo chiudeva a chiave per impedirgli di suonare. Però evidentemente non è servita a niente. Poi c'è stata la guerra. Poi c'è stata la guerra. Lui comunque, siccome voleva, lui sapeva già da subito che voleva fare il musicista, però appunto i genitori non volevano. Per cui in verità si è laureato in legge. Però appena finiti gli studi in legge ha studiato anche al conservatorio Cherubini, dove si è diplomato in un tempo brevissimo. E ha iniziato a suonare, lui poi aveva questa grandissima passione per il jazz, all'epoca c'erano i soldati americani che erano anche presenti a Firenze, per cui lui la sera molto spesso andava a suonare per loro, ci raccontava che sul Long Arno c'erano delle tende, dei tendoni dove i soldati andavano a ballare la sera. E lui suonava e così iniziò a guadagnare i suoi primi soldi. E quando mio nonno, quando papà capì che la passione e il talento c'era e non poteva fare niente per fermarlo, a quel punto gli lasciarono fare giustamente quello che voleva. E quindi... Beh, direi un inizio emozionante, no? Sì, 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 senza dubbio. E allora si va con un po' di jazz. Thank you.
Thank you.
Dunque, trasferito poi a Roma dalla sua amata Firenze, si trasferisce a Roma perché trova lavoro e compone la colonna sonora per un docufilm dei fratelli Taviani e poi l'incontro con Monicelli nel 1958 e la prima colonna sonora interamente jazz. Sì, esatto, lui penso che è sempre stato particolarmente fiero di questa sua collaborazione con Monicelli e del fatto di essere stato il primo a comporre una colonna sonora interamente jazz per il cinema italiano, perché il jazz appunto era la sua passione, Duke Ellington era uno dei musicisti che lui amava di più in assoluto e poi quel film che veramente si è rivelato essere un film speciale sotto tanti punti di vista, perché ha avuto tanti diversi primati, nel senso che era la prima volta che la Claudia Cardinale recitava in un film, il primo ruolo comico di Gassman, poi la storia era veramente intelligente, congegnata bene. E quindi penso che sia sempre stato uno dei suoi film e delle sue colonne sonore in assoluto preferite. Incredibile appunto il fatto che è stata la prima colonna sonora interamente jazz. Io ricordo dal libro di Campanella che lui scrisse, cioè aveva già scritto la colonna sonora, erano suoi pezzi, aveva già composto in giovane età. Lui, contattato da Monicelli, appunto riarrangiò, adattò le musiche per il film e dopo 15 giorni consegnò la colonna sonora a Monicelli, che l'apprezzò molto, e poi l'audace colpo dei soliti ignoti con Chet Baker. Thank you.
C'è un aneddoto molto interessante, ovvero quando Chet Baker, il grandissimo, l'unico Chet Baker, iniziò a collaborare con il maestro Piero Umiliani, lui per 3 giorni scomparse. E praticamente durante il giorno della registrazione, insomma, lui non c'era, mentre però l'unico che lo stava aspettando, che voleva aspettarlo e che l'ho aspettato era appunto il maestro Umiliani, mentre tutti gli altri musicisti arrabbiatissimi. Baker tornò senza tromba, si vendette la tromba, ma tornò con il suo bocchino. Dunque ascoltò per la prima volta Alone in the Crown, e bastò una sola volta per ascoltarlo, e quando la suonò lui è entrato nella storia della musica. Thank you.
Dum-ba-dum-dum-dee-ya.
C'è un aneddoto che a me, quando l'ho letto, quando me l'hanno raccontato, sono morto dalle risate, perché ha veramente un qualcosa di ironico, di divertente, di buffo. Ovvero quando Piero Umiliani incontrò Pierpaolo Pasolini. Allora sì, questa era una storia che papà ci raccontava ogni tanto a casa, che lui a quell'epoca frequentava molto il salotto di Laura Betti, che stava in via del Babuino a Roma, e stava in un appartamento, non so se era tipo il quarto, al quinto piano, senza ascensore. E un giorno papà era da quelle parti, era in centro, e iniziò ad avere un mal di pancia fortissimo, e per cui non sapeva che fare, e gli venne in mente di andare a casa, di vedere se c'era Laura Betti a casa e di usare il bagno di Laura Betti. Per cui citofonò, lei gli disse sì sì certo sali, e lui fece tutte le scale di corsa. Poi lei gli aprì la porta, ma non immaginava il motivo per cui lui era andato a trovarla, e quindi era lì, anzi era contenta perché c'aveva una persona molto speciale da presentargli. Ma papà gli fece sì sì dopo, e quella spinse da parte, corse verso il bagno e si chiuse dentro. Poi dopo un po' uscì e lei gli disse: no sai, ti volevo presentare Pierpaolo Pasolini. E papà insomma si sentì un pochino in imbarazzo. Thank you.
voglio ricordare con molto piacere che la collaborazione con Pierpaolo Pasolini, ci fu una collaborazione molto importante con Pierpaolo Pasolini, che scrisse dei testi per le musiche di, cioè, o meglio, Umiliani mise in musica alcuni testi di Pierpaolo Pasolini, fra cui Il ballo della stoppa, cantata da Laura Betti. Elisabetta, ma il maestro Umiliani era maestro anche in famiglia? Allora, bella domanda. A casa siamo in due, io e mia sorella più piccola. Io sono la maggiore, con un carattere molto simile a quello di mio papà, e questo ha comportato delle litigate furiose durante gli anni miei del liceo, perché diciamo... Lui era molto... un appunto che io gli facevo era che lui con le figlie degli altri, con le ragazze in genere, aveva idee molto liberali, ma poi quando si trattava delle figlie c'erano tutt'altre regole da seguire.
I ricordi più belli con mio padre sono stati senza dubbio i viaggi, perché lui adorava viaggiare e quando non lavorava la prima cosa che faceva era organizzare un viaggio. Viaggi anche lontani, lunghi, perché prendeva anche un mese di tempo per viaggiare. E questo ha comportato che ci abbiamo tutt'oggi dei ricordi bellissimi. Siamo stati in Polinesia, siamo stati in Perù, in Israele, in Turchia e viaggiavamo soli, lui con mia mamma e io e mia sorella, per cui erano viaggi sempre anche abbastanza avventurosi, senza guida, però ecco, sono legati a dei ricordi bellissimi. Ecco, peraltro se non sbaglio, lui comprava spesso in questi viaggi una quantità di strumenti incredibili che poi li spediva direttamente dove eravate, sì, no? Sì, la marimba per esempio che si sente in dribbling, quella io ero troppo piccola per viaggiare con loro, però era in Messico con mamma e si innamorò di questa marimba che dei musicisti suonavano per strada, lui gli offrì non so che cifra e questi dissero va bene e lui poi la fece tutta impacchettare e la spedì a casa, tra l'altro ce l'abbiamo ancora. E anche i tamburi che sono stati usati in Angeli Bianchi e Angeli Neri, anche quelli dice che li portarono loro a mano dentro l'aereo, perché anche lì all'epoca si poteva imbarcare di tutto e arrivò mio padre col tamburo in mano, mia mamma con l'altro. Allora andiamo con un po' di Piero Esotico dalla colonna sonora Il Corpo. Thank you.
Ecco Elisabetta, ma come andò quando incontrasti Renato Zero? Beh, allora, erano gli anni 70, no? O erano gli anni 70, sì, 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 appunto io andavo al liceo, avrò avuto 16 anni e non l'ho proprio incontrato, cioè l'ho visto. Il fatto è che io ascoltavo Renato Zero, lo adoravo, in particolare mi piaceva il triangolo, no? E papà, passando nel corridoio delle camere, si fermò e disse: ma che roba è questa? E io dicevo: ma no, sai, questo cantante mi piace tanto. E lui si arrabbiò moltissimo, io lì per lì neanche avevo capito perché, e mi requisì il disco, me lo prese e non dice: no, te non puoi ascoltare questa roba. Dopo un po' mi accompagnò, no, io lo accompagnai agli studi dell'RCA perché lui doveva registrare, ogni tanto mi piaceva andare, quando me lo chiedeva, andare con lui, anche perché lui era amico di tutti gli orchestrali e quindi c'era sempre questa bella atmosfera dove scherzavano. E a un certo punto andammo in mensa e mi giro e chi vedo? Renato Zero, anche perché era difficile non vederlo, magrissimo, con questa testa di capelli neri, e io ero terrorizzata che papà gli andasse a dire qualcosa. Naturalmente papà, cioè, non ci pensava minimamente, ma io mi ricordo che ero nervosissima. E poi comunque dopo un pochino mi ridette il disco dicendo: va bene, guarda, ci ho pensato, lo puoi ascoltare. E infatti ce l'ho tutt'oggi. Ora mi permetto di fare una dedica a me stessa con la canzone, il pezzo che mi ha fatto conoscere Piero. Me lo fece conoscere quando avevo 12 anni, cioè ora ne ho 31, quindi lasciamo perdere, non fatemi dire 20 anni fa. E ai tempi era il background di una bellissima pubblicità del Magnum Algida, e quindi Lady Magnolia.
Piano Umiliani viene ricordato anche per, forse soprattutto, insomma, viene ricordato per il celebre brano Mana Mana, che in realtà non era il titolo originario. Dunque, qual è la storia di questo brano conosciuto mondialmente? Allora, il titolo originale di Mana Mana era Viva la sauna svedese, e la storia vuole che sia stato composto da papà nel nostro studio di registrazione a Roma, quello che lui aveva aperto nel 68, e era a fine turno, era a fine giornata, ed erano solo lui, il regista, Scattini, Antonello Vannucchi e Alessandro Alessandroni, naturalmente, erano rimasti in pochi. E c'era questa scena da commentare dove nel film si vedevano queste ragazze svedesi che uscivano dalla sauna e poi si rotolavano nella neve. E papà ebbe questa idea di creare questo motivetto, che però non lo considerò molto, perché infatti nella colonna sonora originale, nel disco che uscì, non lo incluse neanche questo brano. Però ebbe l'idea di mandare tutto il master, tutta la registrazione completa in America, alla Marx Music, per vedere quello che sarebbe successo. E dopo un po' gli arrivò notizia, perché naturalmente era il 68, quindi le notizie viaggiavano ad altra velocità. E credo che fu proprio Ellen Merrill che lo chiamò, perché erano rimasti in amicizia, dicendo: guarda che qua tutti cantano Mana Mana. E lui disse: mi fa piacere, ma non l'ho mica composta io. Perché la Marx Music, che nel frattempo aveva deciso di prendere, insomma, di fare un contratto per tutta la colonna sonora di Viva la sauna di Svezia, Inferno e Paradiso, aveva preso proprio quel piccolo stacchetto di un minuto, l'aveva riversato più volte fino a farlo diventare di 3 minuti e passa, e questo brano, che avevano poi rintitolato Mana Mana, iniziò a prendere il volo letteralmente, perché fu usato nelle The Muppet, ricordo, per in The Muppet dopo, ma prima 70, era Red Skelton Show, quindi iniziò così. Poi la fortuna, diciamo, più grande arrivò con i Muppet, che la presero come sigla, tant'è che per tantissimo tempo, ma anche oggi penso, tanta gente pensa che Mana Mana sia stata composta da un americano, esatto, e non da un fiorentino. E questa quindi è la storia di Mana Mana. Ascoltiamola allora. Mana Mana.
Ecco, ora vorrei far raccontare un aneddoto molto divertente dal mio amico Francesco Conforti, che casualmente appunto mi raccontò tempo fa una storia che ha a dir poco dell'incredibile, dell'ironico e del divertente, che riguarda ovviamente Svezia, Inferno e Paradiso. Svezia, Inferno e Paradiso. Intanto vorrei fare i complimenti a Luca Andreozzi e DJ La Punto per questo omaggio al grande Piero Miliani. Grazie. Grazie a te. Speriamo che altre cose debbano venire in futuro. No, ma siamo un bel giro che abbiamo rivalutato, un giro di giovinotti. Di giovinotti, io quando è uscito Svezia Invernativo in Paradiso avevo 6 anni, e però l'ho visto 10-12 volte. Il film che consiglio a tutti di vedere, in quanto specialmente il commentario, che Enrico Malea Salerno che parla, e per sorpassare la censura facevano vedere queste immagini, questi seni nudi, però condannando il tutto, dall'aborto alle babysitter a questo mondo, questa Svezia, la droga. Premetto che io vado 4 volte il nudo, 4 volte l'anno in Svezia, e vi garantisco che è una società molto molto più moralizzata della nostra. Detto questo, la mia agente, che conoscevo da più di 6 anni, sono lì a Stoccolma, mi dice: sai che Quentin Tarantino ha dato dei fondi per restaurare Svezia, Inferno e Paradiso, ma tu questo film lo conosci? Dico, certo lo conosco, l'avrò visto 10-12 volte, uno dei miei film, specialmente la colonna sonora e le immagini meravigliose. Cioè, sai, perché anch'io sono in quel film. E salta fuori che proprio la madre, che era separata, se la faceva con un bel italiano fotografo di scena, e a un certo punto avevano bisogno di 2 bambini per fare la scena dei babysitter, di questi genitori incredibilmente per l'Italia di quegli anni, che lasciavano a una sconosciuta i bambini per una notte e andavano a divertirsi, cosa che adesso succede dappertutto, ma veniva molto condannata dal censore Enrico Maria Salerno. Ecco, uno di quei 2 bambini era lei e suo fratello, che vanno lì, che fanno la pupù, e piccolini così, e quindi già amavo questo film con questo nanetto, con questa storia, beh, che dire, ancora più legati. Ah, dell'incredibile. Umiliani ovunque. Ovunque. We'll be right back.
stavamo chiacchierando di Pierpaolo De Santis, compilatore di questa bellissima selezione di brani inediti di Piero Umiliani, Studio Umiliani. Lo si voleva salutare con Elisabetta. Non so se ci sta ascoltando o se ci ascolterà dopo. Comunque, ciao Pierpaolo, no, se ti stanno fischiando le orecchie, stiamo parlando di te. E ora un attimo di Piero Funk. Il disco è volato. Invece per quanto riguarda il rapporto con i registi, che rapporto aveva? Per quello che ti posso dire, i tre registi che frequentava di più al di fuori del lavoro erano Gigi Scattini, Giorgio Capitani e Nando Cicero. Con Gigi Scattini aveva un bellissimo rapporto, anche perché spesso lui seguiva la troupe, come per esempio nel caso di Angeli Bianchi e Angeli Neri, andò in Brasile per seguire le riprese, per anche assimilare le atmosfere del posto e trovare una maggiore ispirazione per comporre la musica. E con Gigi Scattini, tra l'altro, ci frequentavamo anche proprio come famiglia, perché spesso andavamo in vacanza insieme con loro. E con Giorgio Capitani anche, era molto amico, e Giorgio, tra l'altro, infatti era il padrino di mia sorella, l'ha tenuta a battesimo lui. E poi c'era anche Nando Cicero, con il quale ha collaborato per tutta quella serie di film, dei cosiddetti B-movies con la Fennec. Che tutti amiamo tantissimo. Sì. Che era veramente, io appunto ero ragazzina quando lui veniva a casa nostra, ma me lo ricordo che era un tipo simpaticissimo, che amava sparare, aveva queste pistole, invece papà noi avevamo un fucile, un Winchester, e ogni tanto mi facevano sparare anche a me. Però quando facevo centro io, alle lattine di Coca-Cola messe a piramide, era fortuna. Quando facevano centro loro, erano bravi, quindi... Comunque, sì, diciamo, almeno io, perché quello che dico sempre, io conosco più il Piero Umiliani papà che il Piero Umiliani musicista, naturalmente. E diciamo, in casa questi tre erano quelli che io ho visto più spesso, insomma. Per quanto riguarda invece il suo essere fiorentino,
è rimasto pur trasferendosi giovanissimo, no? 24 anni a Roma, oppure... Sì, papà ha sempre mantenuto il suo accento, ha sempre mantenuto l'umorismo fiorentino, ha sempre avuto la battuta pronta, gli piaceva tantissimo scherzare, prendere in giro, è sempre attaccato, super attaccato a Firenze, quando poteva veniva. E diciamo sì, io e mia sorella siamo nate a Roma, però anche noi abbiamo sempre mantenuto questo forte legame con Firenze, perché ecco, papà era fiorentino da 7 generazioni e quindi questo ce l'ha trasmesso. Siamo romane, però diciamo Firenze ha sempre avuto una parte c'è fondamentale. C'è un po' di sangue fiorentino. Sì, 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 assolutamente. Ma io direi, abbiamo parlato di Brasile qui e di B-Movie, quindi permettetemi di passarvi corsetta di partenza da La schiava io ce l'ho e tu no. Don't be too big, 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 don't be too big
anche se io potrei dire Rovi, che sto per mettere un disco di Rovi. Ecco, appunto, questo per introdurre un discorso molto divertente, ovvero Piero Umiliani, non so se è giusto dire si divertiva, non lo so, però diciamo che si firmava con vari pseudonimi, non sempre con Piero Umiliani, ma con altri, appunto. No, esatto, sì, esatto. Lui a un certo punto, per essere più indipendente e per poter creare dei dischi autonomamente, non solo aprì una propria etichetta musicale, prima ce n'aveva diverse, poi alla fine tutto è stato riunito nell'Aiuto, ma appunto produceva dei dischi da solo nello studio, usando degli pseudonimi. Questo perché voleva diversificare un po' il suo lavoro, ma anche perché magari non voleva anche inondare, siccome era estremamente produttivo, non voleva neanche inondare troppo, diciamo, il mercato con il suo nome. E quindi iniziò con tutta una serie di pseudonimi, ma ne aveva veramente tantissimi: Rovi, Zalla, Moggi, Tusco, Peter Omilian, addirittura questo lo usò per firmare una colonna sonora, fece appunto un cognome scozzese, presumo. E sì, che poi rimanda molto al suo comunque cognome, Umiliani, sì, c'è questo gioco. Esatto. E a volte glielo chiedevamo, ma da dove viene questo nome? Dice, ma io non so, apro... All'epoca c'erano le pagine bianche, no? L'elenco telefonico, ma io apro e quello che il primo che mi capita ho preso. Poi un'altra volta invece non mi ricordo quale, se era Zalla, era il direttore del manicomio di Firenze. Poi un'altra volta prese il cognome di un suo amico che non la prese molto bene, non capiva il motivo. E quindi sì, Catamo per esempio anche c'è un altro pseudonimo, quindi sì, spesso succede, appunto. Io ho una domanda un po' tecnica: avete ancora i synth? Sì, sì, gli strumenti elettronici di papà ce li abbiamo tutti. E invece quella storia del piano che nella stanza non può più uscire, o quello è un organo. Ah, un organo, ok. Questa... quello è un organo. Allora, noi papà aprì non solo uno studio di registrazione, ma anche una sala d'eco, che è una cosa abbastanza rara, dove lui faceva questi effetti sonori appunto per elaborare i suoni degli strumenti elettronici, che lui poi andava a comprare in Inghilterra, in America, faceva fare le custodie appositamente e poi li portava a casa. E nella sala d'eco a un certo punto c'era anche un organo, e lui voleva poi separare quella sala dove c'era l'organo con una parete divisoria e una porta, e solo dopo scoprì che l'operaio l'aveva fatta più piccola, per cui l'organo non sarebbe mai più uscito da lì. Bisogna battere la parete. Comunque sì, gli strumenti elettronici ce l'abbiamo tutti, tranne l'organo Hammond che vendemmo, perché una cosa che è successa è che a 57 anni ebbe una bruttissima emorragia cerebrale che lo costrinse a sospendere la sua attività per molti anni, e quello purtroppo l'abbiamo dovuto vendere, ma il resto ce l'abbiamo tutti, meno male. E allora si va con Rovi. We'll be right back.
L'ultimo album di Piero Umiliani, del maestro Umiliani, è stato fatto insieme alla Alessandra, la tua sorella Elisabetta. Ecco, e poi anche con un giovanissimo Fresu. Qual è la storia un po' di questo album di Piero Umiliani, Jazz Family? Allora, come prima avevo detto, papà ebbe questo ictus che lo costrinse a rimanere inattivo per molti anni, poi piano piano si riavvicinò alla musica e riprese a suonare, ma non a comporre, perché non riusciva più a comporre. Però appunto piano piano, come migliorava, gli tornò la voglia di suonare, di fare serate, e quindi decise di produrre questo CD, Umiliani Jazz Family. C'era mia sorella che aveva una voce molto bella, e quindi decise di fare questo CD insieme a lei, che è stato registrato nel nostro studio, la Sound Workshop, e appunto prese anche, come dicevi tu, Fresu, che era giovane, e uscì un CD molto, molto carino, che poi loro volevano usare anche per promuovere delle serate, per poi girare come gruppo. Thank you.
Dunque, avete già iniziato da tempo a ristampare i brani, insomma gli album celebri di Omiliani. Come sta andando? C'è tanta richiesta di questo, allora, questa tipologia più... di sound? Allora, come avevo detto prima, papà ha fatto tantissime collaborazioni, ha composto tantissime colonne sonore per l'RCA e la CAM. Poi però a un certo punto aprì le sue etichette musicali per avere più libertà e anche per essere il produttore di se stesso. E con gli anni abbiamo visto che i dischi, appunto, queste colonne sonore, ma anche sonorizzazioni, che sono queste produzioni che lui aveva fatto tutto in autonomia, avevano raggiunto, erano sempre ricercate, poi anche avevano raggiunto dei prezzi molto alti proprio per pochi collezionisti, e questo anche ci dispiaceva. E quindi abbiamo iniziato tutta una serie di collaborazioni con varie etichette, perché noi ancora abbiamo le nostre etichette musicali che sono l'Aiuto. E queste altre etichette hanno ristampato praticamente quasi tutto il nostro catalogo, e questo ci ha fatto enormemente piacere, perché prima di tutto rende accessibili a tutti, soprattutto ai giovani, la musica di papà, e poi anche perché vediamo che c'è sempre interesse e richiesta della sua musica, e questo anche dal punto di vista personale, affettivo, ci rende molto molto felici. Salutiamo facendo scegliere alla nostra carissima Elisabetta Omiliani, che ancora ringrazio, anzi ringraziamo di essere venuta per noi, per Radio Amblè, per Firenze, per Piero Omiliani. Ci lasciamo con una delle sue canzoni preferite, e vi saluto anch'io. Io sono Luca Andreozzi, e ringrazio Radio Amblè, Alex Neri, Fabrizio Bodini, DJ La Ponto, Letizia Ponto, La Ponto, Elisabetta Omiliani, tutte e due le figlie, Alessandra. Ringrazio in assoluto Piero Omiliani, ovviamente, ringrazio Firenze e basta, grazie. Vai Elisabetta. Allora anch'io voglio ringraziare... E Rufus Nicolò. Voglio ringraziare Luca, voglio ringraziare Letizia. Grazie. Voglio ringraziare Radio Amblè per avermi invitata, perché mi fa sempre piacere... Parlare di papà. E come brano per salutarci ho scelto Chaser dalla colonna sonora del Corpo, che è in assoluto una delle mie preferite. E allora Chaser sia. Buona serata a tutti. Thank you.